fiamma accompagna in un buio suggestivo l'ingresso del cardinale Scole e degli oltre 10 concelebranti nella chiesa interna, la storica sede dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove l'arcivescovo presiede l'Eucaristia per i 120 anni di fondazione. Tanti gli ospiti, con i parenti, i volontari, i medici. Ci sono anche il sindaco di Cesano Boscone, le autorità civili e militari, che non hanno voluto mancare a questo momento bello e atteso, che inizia con un caloroso applauso al cardinale. 120 anni sono tanti, e questo è un motivo più che sufficiente per ringraziare il Signore di una vita ricca e piena di sfaccettature, dice il presidente della Sacra Famiglia, Monsignor Vincenzo Barbante. Notando l'importanza che ha assunto in questi mesi la Porta Santa Giubilare, posta proprio alla Sacra Famiglia e oltrepassata da migliaia di fedeli, ben 153 i pellegrinaggi che vi si sono recati. Conclude Monsignor Barbante, cui sono accanto, tra gli altri sacerdoti, di cui alcuni anche degenti, il prevosto di Cesano Boscone, Don Caldera, e il superiore della Casa dei Francescani Cappuccini, interna alla struttura. Questa Eucaristia è un grande dono. Si vede che credete veramente in Gesù, spiega l'arcivescovo, rivolgendosi direttamente ai presenti, specie gli ammalati. Per questo mi limito in questo pensiero a ringraziarvi in profondità e ad abbracciarvi ad uno per corrispondere, per come sono capace, alla vostra accoglienza così calorosa, così delicata. Il pensiero è anche per i parenti, molti volontari. Ogni weekend donano un poco del loro tempo libero a un nutrito gruppo di universitari, ma ci sono anche donne e uomini di tutte le età che collaborano. Quanti assumono l'elemento di prova che attraversa la figura e il volto dei nostri carissimi ospiti come una grande occasione di scoperta del primato di Dio nella vita e del fatto che Dio non ci abbandona mai. Un luogo privilegiato, la Sacra Famiglia. Perché nella nostra società, in cui noi uomini, soprattutto se abbastanza in salute, rischiamo di essere troppo legati solo a noi stessi, il privilegio di luoghi come questi è che ci insegnano, anche se facciamo finta di non ascoltarlo, il primato dell'amore, della carità. E sono molto molto contento di aver avuto l'intuizione di fare qui una Porta Santa, che so che è stata molto frequentata. Insomma, essendo per me questo luogo un abbraccio di tenerezza, vorrei potervelo in qualche modo rendere. Tenerezza che si rende evidente nello scambio di pace che il cardinale scambia con ciascuno dei malati presenti e nella comunione che egli porta personalmente a molti di loro, in una commozione crescente, accompagnata dai gesti, dai suoni, dai canti eseguiti dal coretto della Sacra Famiglia, come pure dal servizio all'altare che svolgono per l'occasione alcuni degenti. È questa la sintesi migliore della mission, ieri come oggi, dell'istituto fondato da Don Domenico Pogliani, che ha iniziato questa opera assolutamente straordinaria per genialità ecclesiale e civile e che vorremmo vedere presto servo di Dio, sottolinea ancora l'arcivescovo, prima di visitare il moderno reparto intitolato a Santa Teresina, uno dei fiori all'occhiello della Onlus, che attualmente assiste 9.000 persone, disponendo di 1.900 posti letto tra strutture residenziali, di degenza e alloggi protetti, distribuiti in 16 centri tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Mai come nelle nostre società si partecipa con volontariato, con associazioni, con strutture. Certamente questo è un luogo privilegiato in una società in cui tutti noi tendiamo molto ad essere una sorta di autistici spirituali reclinati solo su noi stessi. Qui c'è una spontaneità che viene dall'amore, che viene dal senso dell'appartenenza reciproca alla famiglia umana e alla Chiesa, che sbalordisce e commuove tutte le volte. Quindi bisogna non solo che la Chiesa, ma che tutta la società civile capisca che queste istituzioni non devono essere un problema, perché sono una risorsa. E quindi bisogna fare tanti sacrifici, tutti i sacrifici necessari perché siano
curati nel senso completo della parola, non solo nel senso medico, che è decisivo. Me lo disse sia a Venezia il sindaco Cacciari che a Milano il sindaco Pisapia, è un dato di fatto. Tutte e due mi dissero che senza l'apporto della Chiesa, del volontariato, della Caritas, eccetera, ma non solo, anche di tante istituzioni civili, eccetera, loro, i comuni, non avrebbero le risorse per reggere un welfare. E questo evidentemente ci porta ad un discorso di altra natura, cioè un discorso politico, vale a dire a quali sono le priorità e le gerarchie che una politica adeguata a questa fase di grande cambiamento deve mettere in atto.